La violenta mareggiata da Levante dello scorso fine settimana, che ha prodotto onde di 2 metri, ha interessato quasi tutto il litorale teramano. Anche a Colonia Spiaggia, nel comune di Roseto degli Abruzzi, dove il problema era già grave in passato, si è ulteriormente accentuato. Spiaggia quasi azzerata, soprattutto nella parte nord, dove l'erosione non solo ha spazzato via il ripascimento morbido eseguito in estate, ma ha anche cancellato quanto era presente prima dell'intervento, riportando alla luce la ghiaia. Purtroppo la situazione è peggiorata rispetto alla scorsa primavera, in quanto la mareggiata che c'è stata nei giorni scorsi ha vanificato tutti gli interventi che erano stati fatti la scorsa estate. Ci sono stati danni non solo qui a Colonia Spiaggia, ma anche nella parte nord di Roseto e la parte a sud dal pontile fino al porto. Io ieri mattina ho inviato una nota a Regione Abruzzo, al Dipartimento delle Opere Marittime, con tanto di documentazione fotografica allegata, appunto per chiedere un incontro urgente. Nel frattempo, in serata, incontreremo anche il presidente Lolli, tutti i sindaci della costa, per fare il punto della situazione e vedere gli interventi da fare. È normale che c'è preoccupazione da parte degli operatori e non solo, perché la stagione si avvicina e quindi c'è bisogno di un intervento radicale che possa salvare la stagione, mettere gli operatori nella condizione di poter lavorare ed accogliere i turisti. Quindi da parte nostra tutto l'impegno e soprattutto, come dire, la determinazione a portare avanti questi interventi necessari per la tutela della costa. C'è bisogno di un intervento radicale. Noi abbiamo chiesto l'innalzamento delle scogliere, la ricarica delle scogliere, perché è un intervento che potrebbe in parte risolvere il problema. Il ripascimento morbido è un palliativo, perché risolve la situazione soltanto per la stagione in corso, però insomma abbiamo bisogno di un intervento che possa poi garantire che la sabbia non venga portata via almeno per qualche anno.